Buongiorno amici di BCTV e benvenuti ad Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo, per quella che, emotivamente parlando, è la gara più sentita del team Fratelli Giorgi. In una stagione ricca di impegni internazionali, con tra l'altro i campionati italiani alle porte, il trofeo Vittorio Giorgi alla memoria è da sempre uno degli appuntamenti a cui il presidente Carlo Giorgi tiene di più, visto che è dedicato alla memoria di suo fratello Vittorio. Per questo motivo la sua formazione si presenta al via al gran completo, forte di 14 unità e con i favori dei pronostici, e sempre per questo motivo il sodalizio organizzatore accoglie con piacere gli altri 151 juniores al via di questa 37esima edizione, molti dei quali provenienti da fuori provincia. Il gruppo infatti sarà composto dalla Romanese, dal Travel and Service Cycling Team e dal Team Mazzola. Dalla provincia di Brescia arrivano invece i ragazzi della Feralpi Monteclarense, dell'Aspiratore Otelli, del Camignone, della ABS Carrera, della Capriolo, del Team Guerrini e del Team Ecotech. Poi ci sono i Brianzoli della Giovani Giussanesi, il milanese Simone Servidio della Cicli Fiorin, i valtellinesi del Pedale Morbegnese, i trentini della Ciclistica Dro, gli emiliani del Team Ciclistico Paletti e del Gruppo Sportivo Parmense, i friulani della Gottardo Giochi e una fortissima rappresentanza veneta con le formazioni della Fiumicello, della Valeggio, della Rotogal Gaudense, della Postumia, della Industrial Forniture Moro, del Veloce Club Isolano, della Padovani, del Veloce Club Orsago e del biker veronese Luca Fregata, portacolori del Santa Cruz Rock Shocks. Completano la pattuglia il colombiano Michael Moreno del club ciclistico 20 di Julio e Alessandro Bramati, atleta classe 2005 della Reverb Cycling. Direttori di corsa quest'oggi Mara Mologni e Stefano Ravanelli, giuria formata da Flavio Saini, Simone Simone, Roberta Magno e Stefania Muggiolu, giudice in moto che avrà modo di seguire i ragazzi nelle tre tornate sul Colle dei Pasta. È infatti la collina celebre per i suoi vigneti del Moscato di Scanzo, il passaggio chiave di una competizione di 113 km che avrà i primi 72 km pianeggianti per poi entrare nel vivo con l'anello comprendente l'ascesa da ripetere tre volte. Stanno uscendo proditissimi i 165 che saranno sicuramente... Mentre vediamo scorrere le immagini della prima ora di gara, proviamo a fare qualche nome degli atleti più attesi. Ovviamente il Team Giorgi parte con i favori dei pronostici, forte di una formazione numerosa e strutturata. Occhio però a Michele Bicelli, già quota due vittorie e molto forte quando la strada sale. Poi ci sono Fabbro, Massolini e Gris della Forniture Moro, Quadriglia, Lavezzi e Godizzi della BS Carrera, tutti e tre già sul podio quest'anno, così come Florian Zambianchi del Travel and Service Cycling Team. I primi ad accendere le polveri sono però tre atleti: Angelo Petris della Gottardo Giochi Caneva in maglia gialla, Mirko Zevrin della Fiumicello in maglia rossa e Alessandro Zanin della Postumia in maglia bianca. Allora, in seguimento, staccati di una ventina di secondi, ci sono ancora una 150 di corridori, gruppo ancora compatto e numeroso che sta un po' tergiversando, anche perché comunque siamo soltanto al 27esimo chilometro di gara, c'è quindi tutto il tempo per ricucire uno strappo che in questo momento è quantificabile intorno ai 20 secondi. Come confermato, il gruppo non ci ha impiegato molto a ricucire sui tre battistrada, si sta formando un altro drappello, questo è un po' più numeroso e come vedete anche il gruppo non vuole lasciare troppo spazio in questo caso, stanno rilanciando immediatamente l'azione per rintuzzare l'affondo di un altro corridore della Fiumicello. Però al 40esimo chilometro ecco un'altra sortita a due, si tratta di Matteo Morelli, Feralpi Monteclarense, del solito Zanin della Postumia. Alle loro spalle, staccati di 5 secondi, un drappello con Alessandro Betetto, Leonardo Colombage, Alessio Bruseghini, Michael Moreno e Filippo Antoni. Ma come vedete alle loro spalle c'è ancora il gruppo trainato in forza dal team Fratelli Giorgi. Davvero, davvero difficile riuscire a guadagnare terreno quando hai una formazione così strutturata che vuole tenere la corsa chiusa, e anche in questo caso vedete, se non abbiamo visto male, è ligure Mengarelli lì davanti che cerca di andare a rintuzzare l'affondo dell'ennesimo corridore, dell'ennesimo coraggioso che vuole anticipare la salita del Colle di Paste.
Per quello che stiamo vedendo, però, crediamo che al Colle dei Pasta ci arriverà un gruppo compatto. Siamo proprio all'ultima tornata pianeggiante prima dell'inizio della salita, una salita che misura 3,5 km con i primi 500 metri che sono i più impegnativi. E qui siamo al Gran Premio della Montagna, al primo Gran Premio della Montagna, e i rapporti di forza sono chiari. Team Giorgi davanti con Martin Reno, poi Quaglia, Mellano, Rosato, se non abbiamo visto male c'è Zambianchi della Travel and Service Cycling Team, Bicelli, Guarcilena dalla Romanese, e poco più indietro altri atleti che avevamo già nominato come Massolino e Fabbro dall'Industrial Forniture Moro. Vedremo un pochettino come evolve la situazione, ed evolve che all'imbocco del secondo passaggio al Colle di Pasta parte all'attacco Ludovico Mellano. Ludovico Mellano, piemontese, al secondo anno in categoria, sta prendendo il largo alle sue spalle. Come vedete, infatti, dovrebbe esserci il compagno di squadra Tommaso Quaglia con Bicelli, se non abbiamo visto male, o Cristian Bonini dell'Aspiratori Otelli, e poi un gruppo ancora abbastanza numeroso all'inizio del secondo di tre passaggi in salita. La superiorità numerica del Team Giorgi ha fatto la differenza, è scattato Mellano, già vincitore quest'anno sotto il diluvio di Prevalle e in una tappa del Giro d'Abruzzo, ma anche corridore più volte convocato in nazionale dal CT Edoardo Salvoldi. Ed eccolo qui Ludovico Mellano, ormai lanciato verso il successo, sta affrontando, sta entrando all'imbocco del terzo passaggio con la di Pasta, ha un vantaggio di quasi 2 minuti su un tandem che dovrebbe essere quello di Tommaso Quaglia, e forse a questo punto un portacolori, no, è un suo compagno di squadra. Attenzione, alle sue spalle ci sono due compagni di squadra, si sta parlando di Tommaso Quaglia e Giacomo Rosato. Quindi, come detto, Ludovico Maria Mellano si lancia verso il suo terzo successo stagionale in solitaria, si guarda alle spalle, non c'è nessuno, ma crediamo che alle sue spalle si vedranno molto presto altre due maglie del Team Giorgi, perché la situazione era davvero in evoluzione, si stava cristallizzando, si sta materializzando quindi un tripudio delle maglie del Team Giorgi che vediamo patron Carlo Giorgi festante. È proprio Tommaso Quaglia che arriva al secondo posto, terza piazza per il primo anno Giacomo Rosato che l'ha scortato fino al traguardo, e un paio di secondi alle loro spalle c'è Andrea Godizzi della BS Carrera che chiude con 1 minuto e 16 secondi di ritardo al vincitore, poi il duo dell'Industria Forniture Moro formato da Samuele Massolin e Riccardo Fabbro, e poi via via tutti gli altri con Edoardo Raschi, Armin Caselli del Team Ciclistico Paletti, Florian Zambianchi del Travel and Service Cycling Team e Cristian Bonini dell'Aspiratori Otelli. Insomma, il team Fratelli Giorgi fa 13 proprio nella gara di casa, e lo fa alla grande monopolizzando il podio con Ludovico Mellano, Tommaso Quaglia e Giacomo Rosato. Sì, questa vittoria vale tantissimo, soprattutto per valore affettivo della squadra, per il presidente, per l'allenatore Leone Malaga e Carlo Giorgi. E poi vinta in solitaria, che è un'emozione ancora diversa, ecco. Forse nemmeno voi ve l'aspettavate così, così bella. Sì, ancora meglio con il secondo e il terzo posto di squadra, ma diciamo che vedendo un po' il livello della partenza comunque era buono, purtroppo Bicelli è caduto, quindi che forse era l'avversario un po' più temibile, ma sapevamo di essere una buona squadra e l'abbiamo dimostrato, ecco. Come sta andando la tua stagione? Tante avventure anche con la maglia nazionale. Sì, è partita bene, e poi ho fatto qualche gara con la nazionale che purtroppo sono andate abbastanza malino, non per condizione brutta, ma più che altro per sfortuna, soprattutto in Francia e in Germania, che avevo la possibilità di arrivare con la fuga, abbiamo sbagliato strada, e quindi sì, condizione buona, un po' per la sfiga mi sono mancate qualche vittoria o piazzamento internazionale che poteva sicuramente svoltare un po' la stagione, ma pensiamo a rifarci con le prossime gare che sono sicuramente molto importanti nel panorama nazionale. Quali pensi siano i punti di forza della squadra e anche i tuoi? Ma i punti di forza della squadra sono sicuramente il livello medio molto alto dei corridori, perché abbiamo dimostrato che tutti quasi possono vincere. E i miei particolari, quest'anno penso che ho migliorato molto sul passo e sull'aspetto crono.
perché sono già arrivato due volte da solo, che l'anno scorso pensavo fosse, diciamo, un po' un'utopia. Quindi penso di essere migliorato in quest'ambito e spero di migliorare in tutto, perché per il futuro serve tutto. Dedica. La dedica non posso non farla al direttore sportivo e al presidente Carlo Giorgi, che è loro questa corsa, quindi la dedico a loro, non posso dedicarla a nessun altro. Tommaso Quaglia, si dice che il ciclismo sia uno sport di squadra, oggi credo che l'abbiate dimostrato a pieno. Sì, sì, oggi era una delle gare più importanti della stagione, organizzata dal nostro presidente in memoria di suo fratello. Siamo arrivati qui con la voglia e la grinta di per vincere e poter regalare questa bella vittoria. E non solo siamo riusciti a vincere, ma anche a fare prime, seconde e terze. Direi che il regalo migliore non potevamo fare a colui che veramente rende tutto questo possibile e non ci fa mai mancare niente. L'avevate pensata così, perché vi ho visti in controllo anche nelle fasi pianeggianti? Sì, sì, volevamo arrivare compatti alla salita, fare la selezione, poi dato che eravamo qui con, diciamo, tutte le forze della squadra, potevamo attaccare uno alla volta, e così abbiamo fatto. Prima è partito Mellano, poi mi sono avvantaggiato io e poi con Giacomo, e alla fine siamo riusciti ad arrivare, e direi che è andato tutto come ci aspettavamo, al meglio. Giacomo Rosato, terza piazza quest'oggi, però come una vittoria. Sì, sicuramente. L'avevamo studiata così, con un attacco solitario di Mellano. Dopo abbiamo aspettato un attimo, abbiamo controllato finché prendesse 2-3 minuti e dopo ho attaccato Quaglia. Ho visto che nessuno rispondeva e dopo ho attaccato io, così siamo arrivati all'arrivo, diciamo, in parata, ecco. Quali sono i prossimi obiettivi del Team Giorgi? Ma gli obiettivi, diciamo, sono tanti. Adesso sicuramente ci sarà il Giro della Valdera, che comunque è un obiettivo, ma l'obiettivo principale sarà il campionato italiano, che scorrerà il 30 giugno. Presidente Carlo Giorgi, penso che celebrare e vivere una gara di casa in questa maniera sia incredibile. Penso che dopo 37 anni una gara così, ma non mi ricordo di aver fatto ancora un podio così, però oggi grandi ragazzi e sono felicissimo, per me e per tutti i miei sponsor. Qual è il segreto di una squadra così forte e così legata comunque? Il segreto non è niente, è un grande direttore sportivo e poi dei bravi ragazzi che si sanno gestire e vanno tutti d'accordo, alternativa no, non puoi avere una grande squadra così. Parliamo sempre dei ragazzi, meno parliamo dei presidenti, cioè quali sono state le tue sensazioni mentre vedevi Ludovico Mellano prendere il largo e poi dietro Quaglia, Rosato e il resto della squadra a tenere coceto il gruppo? A dire il vero, da dietro con l'ammiraglia, con la radio che non andava, non tanto, non so perché, ma non si sentiva tanto. Poi mi siamo fermati al Colle di Pasta e abbiamo visto lì grande soddisfazione passare i ragazzi. Ci sono tantissimi obiettivi per questa squadra, tu ne hai uno nel cassetto, cos'è che ti piacerebbe raggiungere quest'anno? Ma il solito obiettivo è quello da una vita che inseguo il campionato italiano, ma quello lì non lo vinceremo mai, perché c'è sempre un qualcosa che non va diritto, però va bene così, anche se non vinciamo il campionato italiano, anche se vinciamo qualche altra gara, sono sempre tutte importanti. Intanto è arrivato il 37esimo trofeo Vittorio Giorgi alla memoria, che fa il palio col 36esimo vinto l'anno scorso. Vuoi fare una dedica? C'è un ringraziamento che ti senti nel cuore? Ringraziamento a tutti quelli che collaborano in questa squadra, e tutti, è un grazie. Purtroppo mio fratello non c'è più, è il rammarico.